Quando Giorgia mi ha parlato del revenge porn, io sono rimasta fortemente colpita. Lei è stata con me un giorno a Napoli, abbiamo parlato di questo problema, mi ha raccontato cose di cui io non immaginavo. Una realtà sommersa che se non la si conosce diventa una cosa difficile anche da immaginare. Noi come Farmacista Insieme portiamo avanti già da 10 anni un progetto dedicato alle donne che subiscono violenza, il progetto Mimosa. Aiutate da tanti colleghi, il progetto Mimosa è arrivato in 19.000 farmacie italiane. È chiaro che per noi la donna è il maggiore indotto nella farmacia, perché entrano come mamme, entrano come mogli, entrano come sorelle. Quindi il poter dare un aiuto concreto e il poter essere uno sportello ascolto è stato per noi la contezza che bisogna andare avanti, che dobbiamo essere il presidio di informazione, che dobbiamo essere presenti e dobbiamo poter aiutare. È chiaro che come Farmacista Insieme noi ci saremo a fianco di questo progetto del revenge porn, perché anche questo è una forma di violenza e credo che se si lavora in tanti, si lavora con un obiettivo comune, i risultati si ottengono, quindi forza e coraggio, noi ci siamo e ce la metteremo tutta.